paura di prendere hit prima di poterle usare le monete. Eccola, madonna, ma perché faccio le gufate supreme su me stesso? Io devo farle sulle run di Nox queste gufate qui. Ma perché ce l'hai con Nox oggi? Ma cosa fai? Perché Nox è antipatico e siamo rivali. Siamo sempre stati rivali. Marco più volte ha insultato sia me che la mia family. Marco non è family friendly. Tua madre, Guido. Come? Tua madre non è una family, giusto? Invece guarda un po', ti gufi da solo. Muni merda. Neanche Muni. Smettila! Sono appena entrato, ho già 5 secondi di delay. L'importante è non avere 5 da lei, poi va bene. Guerriero, d'accordo. Se insulti me e mia madre entro poco tempo non sei family friendly. Non ho capito il messaggio. E lo hai fatto diverse volte. Non hai le prove, Guido. Cos'è? Non hai capito. Il modo di parlare sembra quello di Galvard in vocale. E poi... di Nipsark. Non ho ben capito. Ma sempre molto gentile questo Mark. Caleuccio. Dov'è? Smettila! Chi è che lo diceva? Ah, ci stiamo un po' on fire. Mi sono perso il messaggio. Io lo dicevo che hanno le voci identiche. Lei è Galvard. Ma in realtà Nisia è Galvarn. Li abbiamo giuccato per esatto. Tutto questo tempo. Come ti chiami, Nipster? Mm-hmm. Galvarn. Ok, ma il tuo nome qual è? Mi raccomando, mi raccomando. È un segreto. Bene. No, scusami. No, no, dopo mi picchia. Ma chi, Galvavn? Ma Galvavn non si sì, dai! Tranquilla, non è in chat. Piev Luigi. Piev tuo. Ecco Guido. Alla riscossa. Rorans. Disva. Ti senti un cuscino oppure non lo preferiresti? Markish. Ti prego rispondi tu. Cosa? Niente, non ti preoccupare. Ciao Antonino. Nisia, devi sapere che Antonino è un maestro della lore di Dark Souls. Ciao Antonino. Niente, torna a guardare Galv e Maggio che incrociano le canne da pesca. Miam. È un sabaku non noioso? Esatto. È un sabaku che interagisce con la chat. Purtroppo però è da un po' che non fa live. Siamo tutti in lutto per questa cosa. Sabaku che comunica. Welcome back, Nisia. Eila! Comunque non ho ancora capito. Ti giuro che lo sto rileggendo il loop. Esatto. Ok. Io credo che intendesse: vuoi sentirti un cuscino? O preferiresti non... che non succedesse? Cioè che ti sentissi un cuscino? Continuo a non capirla. Dipende chi mi ci si siede sopra o chi appoggia la testa sopra di me, poi... Tipo, se devo essere il cuscino di Galvarn, ecco, magari no. Dato che so che fa le live in mutande Galvarn, quindi... Insomma, già così non ispira fiducia. Che cazzo è che si siede su un cuscino? Dipende che cuscino sei! Io mi siedo su un cuscino.
Vabbè, però tu non fai testo, Nisia, in effetti. Niente. Ne ho usata solo una. Una volta che mi succede dopo anni. Rip vuole che sia il suo cuscino. Tu hai cuscino marca da 1 a 10. Ma tra l'altro, domanda al libro saggio, ti aspetti che ti dica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10? Sì, Mark, sì. È ripartita la musica, cioè la riproduzione casuale, io vorrei un attimo sottolineare. È ripartita, è destino. Destino? È destino. Ora prendi quel cazzo di libro. Prenderei più volentieri il cazzo. Come? Allora. Come? Cosa? Incontrerai resistenze. Da parte del libro, perché non ti dice da 1 a 10, credo che quello sia il senso. Nel dubbio pipi Jedi. Da parte del cazzo. Nox, allora? O sarà il cazzo che incontrerà la resistenza? Che è possibile, sai. Da quel punto di vista credo di essere ancora un verginello, a meno che io non sappia cose che mi sono successe. Questa è quella che pensi tu. Scusami. Scusami. Quando è successo? Ma che ne so? Quella cazzo di emote non la usa nessuno. Io giuro, adesso elimino Frankerface dal mio canale. Io so quando è successo. Luca 2019. Con White. Bro. Niente, adesso deve spammare le emote. Ma l'OnlyFans, ragazzi, allora, io vi dico. Ti sta lavorando. Io vi dico qual è il problema dell'Italia. Aspetta, 14-18 normale, sì. Il problema dell'Italia è che se tu vuoi fare rinnovare la carta di identità, perché altrimenti non puoi postare su OnlyFans, la prima data disponibile è tipo la fine di agosto. Quindi io non ho un documento identificativo fino a che non avrò. Non sarò andato là a fare le robe. Ti do il mio. Diventa il tuo OnlyFans. Ti presto il mio documento. Va bene. Mio papà ha superato sta cosa. Lui ha deciso che non aggiorna più la sua carta di identità. Attenzione, OnlyFans di Nisia. Scusa? Eh no, lo pubblicizzo così, poi ci posto le foto dei piedi. Ecco. Documento italiano nel mentre lei è in Svizzera. Non serve un documento italiano, serve un ID. Ha spiegato che ha bisogno urgente, gliel'hanno rifatta. Ancora cartacea il giorno stesso. Sì, vabbè, ma cartacea. White, non posso andare a fare una carta d'identità cartacea per Zeus. Stavo cercando di valutare se magari. E zitta, Nisi. Stavo cercando di valutare se fosse più conveniente. No, dai, aspetta. Se fosse più conveniente fare il passaporto. Cioè iniziare la procedura per il passaporto. Però Maggio mi ha detto di no. Ci avrei messo di più. Molto prima per la carta d'identità, purtroppo è così. Ho capito, ma è rotta sta cosa. Dai 2 settimane a farlo e costa circa 80 euro. Eh beh, ci metto comunque meno di fine di agosto. Puoi mandare la foto della patente, Mark. Purtroppo è un mod. Non lo posso bannare. Easy, insulta Guido. Vai. No. No. Non
voglio insultare Kino. Tra l'altro è l'unica persona al mondo che pronuncia il nome di Guido bene. Ma perché è delle tue parti, Guido, quindi Non ho capito. c'ha tutti gli accenti chiusi, le vocali chiuse. No, dai, anche io ci provo, ma fallisci. Perché tu lo chiami Guido. E Io lo chiamo quindi. Guido. Perché sono un emiliano di merda. La pronuncia corretta è quella che dici tu. White lo dice giusto? Ma White lo dice giusto due volte sì e una no, però. Sempre meglio di me, sicuramente. Ma chi non è meglio di me a questo mondo? Ah! Comunque è tutto meglio di Ghidù. Beh, Ghidù però lo dicono solamente le persone che hanno dei problemi serissimi. Ti prego, Avril. Mamma! Ma White è White? White è White in che senso? Vuoi te, Nanami? White Nanami. Ma se funziona l'autocancellazione del messaggio, funziona anche l'autoban. L'autoban è l'autostrada. Conferma, Minisia. Ma dovete spiegarvi. Cosa? Per cosa? Allora, White, hai mai visto Jujutsu Kaisen? Mamma! Ok. Sentite che stanno facendo dei lavori in casa mia. Non ho usato le umanità, Nisia. Infatti non ho Colpa preso. tua. No, non è vero. È colpa di Marco. Lo vedi in chat per caso a dirmi di usare l'umanità? Ma poverino, ma Ma smettila! senti. Allora, oggettivamente, c'è in chat? No. Non puoi bannare te stesso. Non puoi autostradare te stesso. Ma hai preso danno. Punto esclamativo damage e punto esclamativo hit, per favore. La prego, buon uomo. Quella era la mia anima che ha preso controllo delle mie corde vocali, però. Perché stava soffrendo. Capisco. Praticamente in Jujutsu Kaisen c'è un personaggio che si chiama Nanami. Vai, vai, E adesso dai, allora è spiegalo, partita dai. tutta questa. Ah, ok, ah, boh, fine. Ha finito di spiegare. Perché Mark Dai, adesso. Oh, scusami. ma è Nanami! No, cioè volevo dire. No, ma è White. Allora è rimasto così. Sempre colpa di Mark, comunque, io vorrei un attimo sostenere. Sì, è sempre colpa di Mark. Ma di dove sei, Parma? Sì, c'è scritto. Qua sotto. Ma scusami, ma sei fortissimo. Bastava dire che è Mona. Sì, è Mona White. E questa è tutta la spiegazione. Ma no, non è vero che è un mona, è tipo super intelligente, è sempre pronto e organizzato per tutto e sa sempre tutto di tutti. È più che altro per quello. Ed è molto selettivo con il dialogo. Diciamo che non dialoga a caso, eh. No, praticamente è tutto il contrario con Kyomon e Nanami. È molto. Tutto il contrario che? Un mona. Ah, sì, esatto. Io dicevo te, Mark. Te. Tu capisci? Tu capisci cosa devo subire io ogni giorno? Ma Ciola, Quindi. con tutti gli insulti che si prendono loro. Cos'è che hai detto, scusami? Ciola? Ciola, sì. Ok. Che vuol dire minchia, essenzialmente. Però detto in Sì. modo un pochino più fine del tuo dialetto. Ciola, va bene, ciola.
Spam di Comunque, ciola. non è come lo dici tu, è ciola con la O. Non è ciola. Io non sono capace di dire ciola. Sembra di essere una scimmia tipo Luigi dire ciola. No, no, non è ciola di nocciola, Mark. Ok, ho capito. Ciao, argar gorgar 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 gorgar
Ciola nella nocciola. Ma quindi voi dite nocciola però. Perché dite ciola e poi nocciola? Cioè, che senso ha? Tutto con la stessa intonazione deve essere, se no non ha senso. Nocciola, boh. Nocciola e ciola. Comunque, No, nocciola. Oh, cazzo. cosa? Cosa ho ca... Nocciola? Un momento di No, nocciola? Nocciola! è bruttissimo dire nocciola. Pesca. Setti. Diarrea. Ho preso la lucertola, credo di sì. Comunque, signor Mark, un mona è tipo White. La mona è la signorina patatina, amica della ciola. Cicciola, scusami. Sì, lo so, Roland, lo so. Ezio Auditore is a no hitter. What the fuck? Hey there, David. I guess you're not Italian. Pronostico per questa no hit. La finiamo entro il 21. Perché il gelato è alla nocciola, non alla ciola. Ok. Vabbè, però hai imparato a dirlo. Mi sto sforzando. Una mona può an essere anche una bella tosa. Ok, una bella tosa. Però è una bella tosa. Tosa significa ragazza. Okay. Do you know Ezio? No, I don't. I actually do not. La ciola da me significa un'altra cosa. Scusami. Dalle persone che lo stanno dicendo significa pesello. Ma ciola lo diciamo qui, ma che volete? Attenzione! Confusione tra dialetti. Merda, ragazzi. La Markish Strat per l'RTSR colpisce ancora. Mannaggia la puttana. OMG, fake Italian? Dude. How am I a fake Italian if I can do this? Mi tocca aprire il telefono. Argargorgargorgargo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 r
pubblicità. Ora sei maledetto. No, quello è per la prima iscrizione. Allora maledetto da me. 7 mesi vieni maledetto da Nisia. Esatto. Tra 2 mesi nasco, sì, e farò anche il rumore di quando nasci. Sei pronto? Come ci sta sempre tristezza, no? Come lo chiamo? Pyron. Ma Mark è una persona felice. Sì. Non si vede? Comunque grazie ancora Argos, davvero. Ora Nisia spiegherà la differenza tra le legioni la Legion of the Undead e l'Undead Legion. Vai. Vai Nisia. Vai. Ho schiavizzato tutte le persone in vocale per un anno con questa cosa. È il tuo turno. E...
Mannaggia la puttana, lo posso dire, o è poco family friendly? No, perché qua il simpaticone non vuole. Grazie. Non voleva morire. Latte Non lo di so. drago? Ciao, Degan. Come non lo sai? Fake Non lo so, ci sto fan? valutando, non lo so. Dipende chi è la puttana. Di cosa stiamo parlando adesso? Mi sono perso. No, hai detto tipo mannaggia la puttana e White ha detto chi è la Ah, che okay, puttana. giusto, giusto. La puttana è la mamma di. No. Non si dice. Di Ornstein. Quindi, secondo la lore mia inesistente, di cui discuto ogni singolo giorno con White, è Gwyn, la mamma di Ornstein. Di chi, Marco? Di chi? Dai, su, fallo, dillo, che ridiamo tutti. L'ho detto. Dai, che fa ridere. Guido, stai bene? Devi controllare un po' la tua rabbia, comunque. Gli scatti d'ira che non mi piacciono. Squilla! Bel canale, mi piacciono quelle fuck. Grazie. Squilla però fa un po' ridere. Squilla killa stratto. Ma AI. salve! Cosa saluti? Monculus? Omunculus puzza, non saluta. Cazzo saluti Ma lui? smi... Ma... Salutare Non Homunculus posso. è come. No, non può. Salutare Homunculus è come. Non lo so, fare un complimento ad Alei. O a Aircat. Cioè, non si può fare. Sono cose illegali in questa chat. Allora farò un complimento ad Aircat. Vai. GG. Non Homunculus. Mi raccomando, la prossima volta così gutturale, mira. Ma che cazzo saluta Homunculus, vedi? Fottiti, pezzo di merda. Io. Niente. Aircat l'hanno hit. Sarà l'unica persona a salutare Homunculus. E anche Ellie, è vero, Ellie non lo devo salutare. Cos'è che devo dire? Vaffanculo stronzo, tipo quando entra qua. Oppure, non lo so, dire che Gigi è grosso, non si può dire. Devi dire a Gigi che è un secco. GG secco, bravo Guido. Ma è vero lui. Ci incula tutti, secondo me, Gigi. Una notte prende e fa tutto il giro d'Italia per incularci. Ma poverino, ma non sarà mica secco, dai. L'hai mai visto? L'hai mai visto? Sai giudicare, Nisi? No, Allora. però solitamente tutto quello che dici tu è il contrario. Perché la fiducia è importante, signore. Sempre perché la fiducia è importante. Sempre. Merda, Io ho non ho molta capito fiducia in te. prima. Lo vedo, lo sento. Gigi che clippa ogni volta che saluto Homunculus. Scusatemi ragazzi, mi sta esplodendo il cervello con Turtle Town. Oh, il Green Day, che bello. Stavo clippando, non ho sentito nulla. E lui, invece di starsene zitto e andarsene a casa senza dover essere insultato, gli dice: dicevamo che sei secco. Oh, ui, ui. Spam di oh, ui, ui, ui. Però, scusami, White, però questo sembra un commento un po' alla Erkan.
Scusa se te lo dico così, ma... Quando Arcat non c'è qualcuno dovrà sostituirlo. Guarda che è un task più difficile di quello che sembra. Certe volte cringerai scrivendo tu stesso le cose. Da che parte devo guardare White comunque per non aggrare merda? Cioè vedi, io anche se guardo il muro mi guarda la zanzara di merda. Oh oh, paura, paura, Marcus 5 paura. Ok, we're good. L'importante è togliere la spina. La scala sia il PG che la telecamera. Io però non ho la zanzara sotto il culo. La scala sia il PG che la telecamera. La scala sia il PG che la telecamera. Ok, chiaro. E devono guardare la scala sia il PG che la telecamera. Però tu non hai la zanzara sotto il culo. Ieri sera non mi hai fatto vedere Marchi 5 paura. Hai ragione. Ti do umilmente scusa. Devi rimediare. Grazie, voce della mia coscienza. Prego, prego. Vedrò di adempiere al mio compito. Comunque, io vorrei sottolineare che questa run è difficile e dovrebbe assolutamente contare nelle 8 di 8. È quasi più difficile della trilogy. Guardate quanto poco danno faccia quella, cioè. È assurdo che non conti, secondo me. Vero chat? Vero Nisia? Mm-hmm. Ecco. Sì, sì. Trilogy PKSO. No, non siete d'accordo? Va bene. Quasi come ammazzarla con uno scudo. Allora, io sono stanco, veramente stanco di queste citazioni a Sabaku. Veramente. Vatti a guardare la run di Shieldman, dove ho fatto tutto il fottuto gioco con gli scudi. Bastardo. E poi torna qui e dimmi che Sabaku è bravo. Cane, a 10 di... 9 di danno l'ho fatta quella con lo scudo. L'ho fatta pure a pugni. Animali. Tornatevene su YouTube che martedì alle 15 esce il nuovo episodio dell'Anima Oscura 3, eh? Andate a guardare quello piuttosto che essere qui, a sostenere il lavoro di un piccolo streamer. Però siamo molto calmi. Ok, vado, quanto dura quella run? Una cinquantina d'ore. Family friendly. Siamo decisamente family friendly. Un anno per un episodio dell'Anima Oscura. That is actually true. Ma mi raccomando, non si insultano gli altri streamer qui, ragazzi. Family friendly. Beh, non ha tutti i torti. C'è uno streamer che va insultato. E quello streamer tu? Quello streamer inizia per D e finisce per Ottor Erkat, che non ha ancora finito la noite. E si chiama Markish. Sì, vabbè, ragazzi, siete tutti molto originali però, eh. Nisia, Nox, Mez, tutti originalissimi. Cuore viola. Niente, pugnalata al cuore. No, si chiama Axel HD13.
GG merda, confermato. GG, GG fake grosso. Big secco. Captain America. Che cosa? Sta c'entra Capitano America. Ah, Shieldman. Yo! Yo! Mi è venuto in mente il meme. GG peso piuma. Axel HD13 ha sospeso. Per 10 secondi. Vabbè, Guido, i 10 secondi li potevi anche lasciare. Alla fine è di Napoli, Homunculus, quindi 10 secondi di timeout se li merita a prescindere. Anche di più. Adesso dice, ah già hai ragione, lo ribando. Ah, se è vero, è di Napoli, vedi? Notte, Nisia, sei sicura che ti piace ancora questo comune? Mm-hmm. Sicurissima. Cos'è sta roba dei tre pugni? Che cosa? Ah, questa del di Seasless? Ma come, non la sai, davvero? Comunque sei troppo gentile. I vasi. Nisia, devo davvero? No, dai, su. Ti prego. Tanto, tanto ci ripasso poi. Bro, sono una merda su Dark Souls. Ma non dovevi gentile. Fare una. Non dovevi fare una no death tu, amico mio. Forse su DS3. Maybe. Mi sto allenando, ok. Sull'uno, infatti, mi sembrava strano. Ti avevo sempre raidato sull'uno. L'antico vaso andava portato in salvo. Non per Nisia. Aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta. È della pubblicità del Lucano? Cosa mi hai fatto venire in mente, scusami, Nox. Nox, ma sei proprio vecchio. Vacca troia. Sei proprio un vecchiaccio. Tu te la ricordi la pubblicità del Lucano, Nisia? No, perché io non mi sentivo in mezzo. Non so di cosa tu stia parlando. Dicevo, infatti. Devo acquistare qualcosa da Andrea, non credo. No, cos'hai la carta d'identità, cartacce? Cerca pubblicità Lucano su YouTube. Easy. Cosa vuoi di più dalla vita? L'anno scorso sono passato a quella nuova. Suka suka. Un tucano? Cosa vuoi di più dalla vita? Un tucano. Sta andando bene per ora? Sì, me l'avevi detto. A cosa serve server, il serve Discord Intoccabili? Gabriele, è il Discord del nostro team. Siamo i rappresentanti italiani dei No Hit e No Death Runner italiani. Ho detto italiani due volte? È perché siamo tutti italiani, volevo ricordarlo. Tranne Erkat, che è un albanese. Anzi, aggiungerei uno stupido albanese. Non perché tutti gli albanesi sono stupidi, ma perché Erkat nello specifico è albanese ed è stupido. Non sono collegate in nessun modo le due cose, signor Twitch. Oh no, un albanese, bene. Tutto a puttane quello che ho detto finora. Grazie, Homunculus, che mi vuoi far bannare. Italiani alla seconda, esatto. Infatti Nisia è nel Discord ed è super italiana, vero? Nisia. Mm-hmm. Sì. 100% made in Italy. Bravo. Questa cosa è doppiamente sbagliata.
Nisia è talmente italiana che è il po'. Conosci Dark Souls? Me ne hanno parlato. Sembra divertente, però non ci giocherai mai. Perché mi hanno detto tutti che è troppo difficile. Uso la R muscia per quindi... Ma... Non sono capace. Vuol dire? Come si fa? Ragazzi, ragazzi, Nisia non sa fare le pernacchie. Dai! Dovevi proprio dirlo? Beh, sì. Mi sembra doveroso. Faremo un corso, comunque. Io non so fischiare. Dai! Vabbè. Nisia, sai fischiare? Sai che non te l'ho chiesto? Non ti ho mai sentito fischiare? Sì, so fischiare. Sicura? Sì. Dai, facci sentire. Piccolo usignolo. No! Era una menzogna? No, però mi cringe. Come? Che farei? Cringe? Sì. Ragazzi, niente, ormai lo sappiamo, Nisia non sa fischiare. Non è vero. Oddio. Hanno suonato? Ma scusami. Poi è partito un carion in casa tua? No, è una sveglia. Ah, ok. Al posto della R, dici la V. Eve. Eve. Citofono, esatto. Quello devi adeguare ad ogni frase che dici. Per esempio dici Pietro è un gran coglione. Non sono sicura di volerlo fare. Ok. Guido, ti ricordi la strat per Gwyn? Galvar è coglione. Quella sì che, quelli sì che erano bei temi. Consistent as fuck. Ti piace Dark Souls? Allora adorerai Dark Souls Live. Tipo puoi dire segno oscuro? Allora, devo guardare gli appunti. Devo solo mettermi il flip. Togliere questi, mettere i talismani. Aumentare di livello 17 20 17 20 18 giusto? Sì. Medieval. Pietro dovrebbe fare un corso di dizione e di logopedia. Ma Galvan è comunque, cioè ci sta sentendo lo stesso anche se non è in chat. Stanno guardando la live comunque il server di Moni. Se maggio fosse sveglio. Non starebbe insultando. Ma no, sta giocando a Sea of Thieves. È concentrato. Sembra complicatissimo comunque, ragazzi, Sea of Thieves. No, non è così complicato. Hai Sea of Thieves? Mm-hmm. Mi piace perché oggi ti ho chiesto. Hai altri giochi? E tu hai... No. Non interessanti. Devo fare lo Sugar Daddy? Mi dici no perché te li devo comprare? Allora? No, ma non te l'ho mica chiesto. Scusa, stai facendo tutto da solo. Esiste. Poi non sei conteso. Così più grande di me. Vabbè. Non puoi fare lo Sugar Daddy. Non posso farci lo Sugar... lo Sugar Pirla. Soul of Troia non è interessante. Era quello che intendevi, vero? Guido? Soul of Troia. Sugar Brother, attenzione. Ma perché si finisce sempre su questo argomento, Sense Fortress? Ma è consistent? Rompi i vasi, Mark. C'è la puttana, mannaggia. Mi hai contagiato. Vedi, te lo dice anche Nox. A calci li rompo, guarda, con stile. Questo a pugni, calci, calci. Ecco. Quello mi ha ucciso oggi. Mimic, sì. Ha ucciso anche me. L'odio. Ragazzi, il Mimic in co-op è orribile. Il vaso.
sì, il Baso mi ha ucciso e ho ucciso anche Mark. Mi è piaciuto questo a pugni come se fosse. No, io stavo narrando e basta, Guido. Sì, ma Oh. tu comunque non li rompi giusti, ci devi rotolare addosso. È arrivato Galvav, ne ha detto au. Oh. Galvan, ma davvero tu lo riesci a fare il verso dei pirati? Sono genuinamente curioso. Se qualcuno non sa che cosa sto facendo, grazie mods comunque, come sempre, potete fare punto esclamativo testa per scoprirlo. A piccole dosi sto finendo Dark Souls 2. Mio Dio, troppi boss, quoto. Non credevo di poterlo mai dire, ma sono tutti uguali. Grazie Guido! Grazie! Grazie Guido! Grazie, grazie. Lo faccio super mod alla fine della live. La testa di cazzo. Di Markish. Ho sentito un messaggio, Nisi. Cosa? Ho sentito un messaggio. Perché tu senti i miei messaggi? Perché ho collegato un microchip al tuo telefono in modo che non mi possa sfuggire nulla. Ah, ok. Va bene, scusa. Fai bene a scusarti. Quanta sub sono solo un numero. In realtà non conto un cazzo. Qual è il problema, Gigi? Guarda come osserva Guido e non te. No, Gigi, non è vero. Cioè, che poi tra l'altro io non avrei mai potuto fare la noite di Bloodborne se Gigi non mi avesse comprato il game capture, quindi. Quindi Guido merda. Eh sì, perché non stai dietro al muro. Luigi, ma si può sapere dove cazzo è la mia sub? È una buona domanda, comunque. Comunque, era stata intavolata sul Discord Hitless Internazionale la discussione di Ingward sparare una freccia e tecnicamente utilizzare l'arco come tool e non come fonte di danno. Però è morta subito, ragazzi. Non sono arrivati ad una conclusione. Quindi ci tocca per forza utilizzare le bombe, tornare al Firelink, usarle ancora e uccidere Ingur così, cioè. Mai una volta che siano d'accordo su qualcosa, sti stronzi. È questa meravigliosa community che mi ha accettato al suo interno. Più che giusto. Che cosa, Guido? Perché tecnicamente. Cioè, basta colpirlo due volte. Cioè, serve il colpo, in modo che si staggeri. Non è necessario fare danno. Servono semplicemente due stagger per far aggrare Ingward. No, non è vero che non l'hanno iniziata, perché poi sono andati avanti dicendo, ma Dino la usa. Eh sì, ma Dino usa anche l'accetta da Quelaag. Ma tanto è un achievement personale, non te l'accettano come World's First, quindi puoi fare quello che vuoi, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno fatto questa mini discussione. Oh, stove doll. Vedi Nisia, quello era uno store droll. Io ho premuto L1 per rollare. Tra l'altro non ti ho ancora fatto la condivisione, scemino. Dovevi ricordarlo. Sì, ma poi mi dici che non mi va mai bene niente. Chi glielo dice a questa povera Che donna che sono un imbecille e sono scherzo? pretenziosa. Chi glielo dice a questa povera donna che sono un imbecille e scherzo? Chat, qualcuno lo dica. Madonna, questo roll che brutto. Cazzo.
Vedi, Nox, non ho capito se dà ragione a me o ti sta dando da lei. Nox che mi dà del lei. Se Nox mi dà del lei, calo i pantaloni e faccio vedere il pisello in live, guarda. No, mi dissocio, no, fermati. Che fai, pazza? Sir Mark, lei è molto sexy. Andate, ragazzi. Così facile? Beh, sì, no, ma perché è una cosa che non succederà mai nella vita. Seriamente non l'avrebbe mai fatto. Ma non l'hanno neanche cominciata. Madonna, ma perché continua a leggere White? White, basta, smetti. Cambia il colore del nome. Mettiti rosso come il 99,9% della chat. Mannaggia la puttana, voi tutti che avete tutti il colore rosso. Solo gli sfigati hanno il colore rosso in chat. Triplo carpiato questo golem. Mi chiamo White. Io so scrivere i messaggi ogni 5. Che cazzo è successo? È la magia del Natale. Io l'arancione sembra che siamo in 20 con l'arancione, ma in realtà è Nox che spamma minchiate. Actually true. Nox merdone confermato. Ragazzi, ma io ho pochissime armi, No, vero? ma povera Nox. Ho fatto una cazzata, Nisia. Nisia, ho Cosa hai fatto una fatto? stronzata. Cosa hai fatto? Ah, no, non è vero. Me ne servono di meno di anime. Perché ho ucciso due lucertole, non una. That I used to know. Un po' in anticipo questa magia del Natale o molto in ritardo? Ma nessuno delle due in realtà, siamo a metà tra entrambe le cose. Mi sono sbagliato perché dovevo utilizzare la testa del Mimic dopo aver ucciso l'Iron Golem per avere il 20% di più di anime, però. Ho cacato fuori. Ok, ho un nuovo video per il canale. Vai, Undead Boy. Posta, posta. È un bel colore, il rosso. Nulla batte il viola, ragazzi. E di persone con il nome in viola ce ne sono pochissime in chat. C'è Rorans, Chris. C'è di altro. Da lei era viola una volta. Miau. Oh sì, posso smettere? Che cosa? C'è Erkat, ciao Erkat. Erkat sei una persona bellissima. Io adesso sto zitto perché voglio solo vedere la reazione di Erk. Per nessun altro motivo. Saints Row? Saints Row cosa? Non è abituato allo spavento. È uscito dalla chat. Grazie, voce che non conosco. Madonna, ma come sei scialbo però, Erk, mannaggia la puttana. Potevi farci eccitare un pochino di più. Ma no, ma perché lo banni? Ma no! Troppa gentilezza lo banno. Deve compensare anche lui, vedi? Sono delle regole ferree in questa community che tu non hai ancora afferrato. Afferrato, perché sono ferree, l'avete capito? Ha riso, ragazzi. Ha riso. Ragazzi, ha riso. Non so se autobannarmi per la battuta o per cacciare dalla vocale Nisia che ha riso. Scusa.
Regole non scritte, ma che tutti sanno, che cosa, che non si può fare, non si possono fare i complimenti ad Erkat, che Erkat è una merda che deve finire la noi, sì. Esatto. Io qua sono totalmente Guido. Figa, si è fatto bannare da solo. 358 perché sì. Hai premuto numeri a caso sulla tastiera? Vede che non fai il mod da nessuna parte. Ma chi? Guido? Ah no, io. Cos'è il tasto destro? Non ho capito. Cosa fa il tasto destro? Sei secchio. Ragazzi, cazzo, ho sonno. Va bene. Chiedo giusto perché bisogna essere inserire aggettivo random per fare un complimento ad Erk. Eh? Cosa stai dicendo, Nisia? Scusami. Stavo cercando di capire il messaggio di Dead Boy. Underboy? Sì, sono proprio io. Scusa se non ti ho risposto. Guarda che bisogna essere proprio dei figli di... degli amanuensi. Per Per fare cosa? prendere lo scudo che ha, che copre un decimo del corpo del gigante. Io non capisco come faccia Dino a non saper fare bene questa strada. Ah. Ma quelli sono i taxi brutti di DS3. Madonna, ma sei fortissima, Nisia. Sono proprio loro. Hai visto? Li ho fatti cadere. Hanno le ali, ma non sanno volare. Eh sì, eh. Dark Souls 1 at its finest. Guarda, guarda quello, guarda quello, guardalo, guardalo. Hai visto? Io comunque ti ho fatto la condivisione, Nisia, non so se stai guardando. Sì, sto guardando. Certo. Sta mentendo, non se ne è neanche accorto. Allora no. Guarda che Ai? sto guardando. Come faccio a guardare che stai guardando? Non lo so, aprire tu falla. Ah sì, ti vedo. Hanno le ani, ma... le ani? Hanno le ani? Azzo. Le ani. Quindi al femminile è più di uno. Qualcuno mi disegna un demone alato con le ani? Ma dove l'hai letto, Ani? So io che sono scemo, Onisia. Sì, che non so Ah. parlare, non è colpa sua. Beh, potrebbe essere utile avere le ani. Devil May Cry? Ma ascoltami, Nightmare, se stai qui a elencare giochi, giuro su Dio che ti faccio vedere la mia libreria di Steam. Tutta quanta, una a una.
scusami. Una libreria, tra l'altro. Hashtag Marcus e l'italiano oggi vanno molto d'accordo. Solo oggi? Ragazzi, questa la banno. No, non lo farai, mi vai troppo bene. Ma, si vedrà. 3-4 giochi sono in Guido? Guido? Ma tu vuoi l'autoban? Vuoi l'autostrada? Tra l'altro, io come faccio a prendere danno qua? Ah beh, tanto devo andare dal cazzo di fa... Merda. Ho fatto una boiata. Ok, good. Devo andare dal cazzo di fabbro, quindi un po' di danno lo posso prendere. Mi sento minacciato. Bravo. Ho scritto male? Non hai scritto male, Guido. È Luigi che è una scimmia. Le ani sono palesemente un sistema di autodifesa, come i cetrioli di mare. Allora, se un'altra persona cita un video di Barba Scura, pensando, facendo, cercando di far pensare alle altre persone di essere acculturato su una materia specifica, come faceva da lei con la chimica mentre leggeva da Wikipedia, io giuro su Dio che vi banno tutti quanti. Allora, acquista oggetto. Come vedi, sei drastico. Nisia. Dimmi. Mancano delle anime, Nisia. E come si fa? Vuoi sicura di volerlo sapere? È un po' scurrile come situazione. Sì. Si bestemmia Gesù Cristo. È l'unico modo, l'unica cosa che puoi fare in questo preciso istante. Sembra un ottimo modo per racimolarle. Sexy. Vai ad elemosinarle. Che vuol dire? Come cazzo faccio, White? Potrei andare dai Mimic. E quelle anime che mi mancano, sai quelle sono, Nisia? Sono proprio le anime che avevo in più da... Vabbè, no, perdo. Iron Golem. Mark, fai il dupe delle anime. Quelle che non hai preso. Credo di aver, sbagliato. Credo di aver sbagliato. Esatto, bravissimo. Però ho commesso un errore io facendo questa cosa. Scusami. Esatto. No, ok. Io comunque vorrei ricordare che questa run dovrebbe contare tra le 8. Perché è troppo difficile. Six, 5.000 anime. Perfetto. Me ne servivano 4.000. We good. Adesso si muore per questo salto e si ride? No. PG Calvo. Mark, tutto bene? Eh sì, è PG Calvo perché si chiama Pisellone e l'abbiamo fatto grosso e calvo. L'ho visto da Sabaku. Oddio. La gridrun, c'è ancora la gridrun. Mannaggia il cazzo. Ah ragazzi, scusatemi. Lo so che sarà noioso vedere che mi metto in RTSR con questa testa. Ho paura di cadere dalle scale e morire. Vorrei scusarmi, la gridrun è stata una mia idea, scusate. Non volevo uccidere mentalmente. La gridrun no death è stata una tua idea. Specifica. Stai mettendo il dito nella piaga. Come è giusto fare. Ti hai condannati ad un'esistenza di tristezza e povertà con la grida. Non c'è mai limite allo schifo. Cosa vuol dire? Na 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 na.
Tanto ci sono i Powerwolf, Nisia, non so se lo... Io ho letto. Ragazzi, Apprezzo, pronti apprezzo. a morire ad ONS? Mi raccomando, Nisia, lasciami concentrare in questa boss fight, che altrimenti... Cioè, muoio lo stesso, però... Più concentrazione uguale meno probabilità di morte. Perché sempre sto RNG? Io lo odio. Scusa! Va bene, ok. Ritiro tutto quanto. Vi amo, vi amo, vi adoro. Vi prego, non fate mai più una cosa del genere, ma neanche simile. Cosa? Che dove? Onosame? What? Oh no. Io comunque vorrei ricordare che questa run è molto difficile e secondo me dovrebbe contare nelle 8 no hit di quest'anno. Non conta. Ma deve. Guido, cioè non vedi la difficoltà con cui sto facendo questa run? Cioè, mi sta costando delle preziose ore della mia vita che non ritorneranno mai più. È un grande stress. Dai, sul quel predict c'era, era perfetto. No, dai. Aumenta il numero di run finché non cominci la trilogia. Tipo 8, 9, 10. Dici che dovrei? Non lo so, sai. Quante bombe ho? Il numero giusto per uccidere Guinevere. Meme per meme. Allora, 17-20, 99 bombe nere, Iron Golem più 5 ONS. E poi si aumenta. Su cosa scala sta roba? Forza, giusto? Yes. Adesso sentiamo Nisia arrabbiata. Siete pronti? Lo sto facendo per la chat, Nisia, lo sto facendo per la chat. No, perché? Lo faccio per la chat, Nisia. Ma che cosa? Sono confusa. Niente, niente. Mele, hai visto? Comunque l'ho vista nella tipica espressione da Banno Guido appena prima della boss fight quando hai letto ONS. Ma non è vero? No, ero confuso. Nisa è arrabbiata? Ma niente, non ti preoccupare, se non sei arrabbiata è meglio. Allora, teletrasportiamoci a Sif. Ora mi immagino... C'è Poppe. Chi? E che dice Poppe? Chris Griffin, il figlio di Peter Io mi Griffin. ricordo solamente Nisia che... Nella chat ha scritto punto esclamativo Poppe. Come si chiamava lo streamer? Senti, era il primo. Si chiamava. Aspetta. Ragazzi, il tipo da cui eravamo andati, che era nel DLC. Gaglioffo. Gaglioffo. Sono pessima con i nomi. Sei pessima con i nomi. Beh, dai. Era il primo comando che era interessante, ok? Il primo comando che... Va bene. Io non so, io ne ho fatto un altro, non mi ricordo cosa ho fatto. Ho fatto il più strano che ho trovato. Ho detto, what the fuck is this?
Ragazzi, you've heard it here first. Nisia trova le poppe interessanti. Ha detto che il comando era interessante, non che le poppe fossero Beh, interessanti. era sottinteso. Ma non è vero. Non hai colto la cheat? Ma No, non che non sono interessanti. sono interessanti. Vorrebbe un No. bel comando poppe che quando lo digiti il bot dice Nisia approva. Giusto. Facciamo? Scusa, ma ti inculo tutta la vita. No, mi Fuoco, dissocio. verissimo. Vero, vero. Ah, tra Cioè, l'altro, quale avevamo già persona con un fatto. briciolo di cervello preferisce le tette al culo? C'era un 20% della mia chat tipo che lo preferì. Ecco, vedi, Guido dice, ok, tutto ma culo maggiore, vedi? Sì, ma l'ho detto, l'80% della mia chat è così, però. Dai, rifacciamo il poll, magari il ricambio generazionale ci ha portato nuovi, nuovi adepti delle poppe. Dipende da guardare o da toccare. Beh, ma in entrambi i casi. Io sto con Nisia. Vuoto tantissimo. Meglio il carattere, bella sta battuta, ma sinceramente non la vedo troppo come una battuta. Cioè, adesso parlando sinceramente, ragazzi, credo che tutti gli uomini preferiscano il carattere a qualsiasi altra cosa. Nessuno vuole una psicopatica. Ragazzi, Sif. Si fa tristissimo. No, Sif mi fa il culo ogni volta perché è un boss di merda in no hit. Ecco cos'è Sif. Appunto. No, raga. Guarda che se sei distante non gli fai danno. Ma non funziona proprio così, Sif. Se non gli stai distante, titta. Sì, vabbè, raga, però. Oh mamma. Non vedo un cazzo. Mannaggia la puttana. Mannaggia la puttana parte 2. Sì, vabbè, che cazzo era questo? Cazzo, mannaggia, non è ancora in fase schifo. Serve per forza un altro colpo di questi. Ok, we're good. Wow, Sif no hit, boys. PB? Actually, yes. He's actually a PB. Sif, no hit, Sedge. Guido, potresti fare sto routing comunque tu. Volendo potresti. Mississippi Man. Con il gadget annesso? Eh no.
No, sto routing non con con la BKS, intendevo il routing in generale con l'alabarda di cristallo. È un po' scomodo fare. Sì, early però. Però lo può fare. Già mi vedo per le campagne di GTA San Andreas. Oh, là. Tu sì che sei un uomo di cultura. Hard, too much love, losing power. Ma ancora non abbiamo capito che cos'è la BKS, mamma mia, raga. No, Guido, no. Non, mi rifiuto. Devo mettermi in RTSR. No, perché non scala il danno. BSK è lo stocco che sta usando, ragazzi. Cosa ho appena letto? Lo scudo. È l'anello che sto usando. A volte vi fate proprio voler bene voi. Posso dirlo, mannaggia il cazzo, o è contro il TOS? Sì, vabbè, dai. Ma perché ogni volta così? Il problema adesso è quell'altro, perché non so come farlo uscire decentemente. Forse così. No, dai, ragazzi, io non voglio rientrare. Ok. Mannaggia la puttana, quanto è lenta sta sezione. Dopo ce la dobbiamo pure rifare. Fermi. Ah no, è dopo che devo attivare la scala, so scemo. Ho visto un fantasma? So scemo? Sono matto. Ditemi che sono matto. Ditemi che sono matto che non ho visto un fantasma. Ditemi che sono paranoico e non ho appena visto un fantasma. Io l'ho visto. No, non mi piace questa cosa che hai detto. Ritiralo subito.
Adesso siamo dal comune di Norlo. E a Norlo, la Madonna. La Madonna. Comunque, scusami, Nisia, se sto parlando un pochino di meno, ma questa sezione della LAN devo stare piuttosto attento a quello che faccio. Preoccuparti. Puoi anche parlare un po' con la chat se vuoi adesso. Ho sete, ma sono troppo ciccione per alzarmi e prendere l'acqua. Auto body shaming esiste? La tizia del fallo di Anorlondo, che cazzo ci fai qui? Eh no, la tizia del fallo di Anorlondo se ne sta sull'ascensore ad aspettare di farmi il culo. Si è spostata dopo che ho ucciso Guinness. Che imbarazzante il momento in cui sei vocale e il Marco ti dice di parlare con la chat. Nisia, concordi? Nisia? Ragazzi, è morta? Vedi, è imbarazzata. Ragazzi, c'è Ingward che fa lo scemo. Perché ogni tanto si impalla e non arriva? L'ho missato? No, l'ho preso. Posso iscrivere Ingward Lives Matter senza essere offeso? Beh, credo di sì, però conta che tutti quanti noi te lo uccidono Ingward. Forse non nella Rangeless. A parte quello per tutti. Devi cambiare la sezione dedicata a Bloodborne nelle FAQ. Perché? Cosa devo mettere? Ah, che finché non ho la PS4 non posso fare né Bloodborne né Demon's Souls. Sì, è vero. Discorso semiserio. Anche voi danno fastidio alle persone fissate con il K-pop e sti cazzo di BTS? Sono io scemo molto probabile o cosa? No, no, non sei tu scemo. Non le sopporto neanche io quelle persone lì. Più che altro perché, cioè, non fanno altro che parlare di quello. Se facessero altro oltre a parlare di quello, potrebbero starmi simpatiche esattamente come la gente a cui piace Justin Bieber. Ma il problema è proprio il fatto che, cioè, non hanno spessore caratteriale. Di solito, almeno, diciamo, le persone che ho conosciuto io a cui piacevano i BTS. Non mi piace sta storia del fantasma che mi segue. Me ne vado. Ciao. Misia? Ci sei? Hello?
Sì, ci sono, ci Ok, che succede? Niente. Ti ho fatto delle domande prima, non rispondevi. Sono molto confuso. Se ti stiamo disturbando, puoi uscire dalla vocale. No. Aspetta, ma questa musica angelica? Eh sì, è il grande Gianni. Però, ragazzi, ci tocca bloccarlo, il signor Gianni Drudi. Eresia, lo so. No, ragazzi, cioè, ma io con quale precisione riesco a fare queste cose? Io non lo so. Veramente. Mi sono fermato preciso, preciso quando stava per fare quell'attacco. Guadagnato un po' di tempo, ragazzi. Forse saranno 4 i re, ma... Dai, ci ho tirato un R2. Saranno 3, saranno 3, forse. Dipende se mi fa attacchi a distanza questo o meno. Un RNG della Madonna, per ora. Madonna, che bello. Se solo fossero sempre così. È iniziata male, ma è continuata bene. Come ci insegna il maestro, se parliamo con Kath, poi possiamo scegliere il finale oscuro. Quindi non mi faccio mancare l'opportunità. Raga, cioè, in buona parte delle cose brutte della run sono andate. I am pretty happy right now. No, però 39 non si può vedere, mannaggia la puttana. E trasportati a Norlondo, I guess. No, Pinwheel. Ma come? E già. Hit da girandola più che possibile. Come mai fai il BOC per ultimo? Perché di solito non è un problema grosso se non per... per il mini RNG che può esserci nella boss fight, ma di solito va piuttosto bene. Ecco, l'ho detto, quindi adesso non andrà bene, però. You sorry fool. In effetti BOC ultimo è Monk Ass. Sì, però gli archivi per ultimi sono ancora più Monk Ass. La tomba dei giganti per ultimo è ancora più Monk Ass. E se permetti, i 4 re per ultimo sono ancora più Monk Ass. Quindi, cioè, BOC tra tutti quelli che devo fare, probabilmente è il meno Monk Ass di tutti. Ragazzi, però questa testa...
Perché nessuno si gira e a me sì? Lo scheletro. Però non lo scoprirò. Ma le dirò chiunque non me l'abbia detto prima. Segreto per non farlo girare. Win ultimo e Moncast. Mi hai convinto. Contento di averlo fatto, Guido. Sono contento. Ah sì, White, devo testare quella cosa là poi. Per la freccia. Ma ragazzi, non mi ricordo dove devo mirare. Mannaggia la puttana. Infatti. Era così? E va, non mi ricordo più la Magistrat. Mi pare che fosse così. Siamo sicuri che non mi segue lo scheletro, eh? White. La testa però? La testa mi segue però. Dio benedica Bloodborne. Ah! Dio benedica Bloodborne. Ma siamo sicuri che io abbia abbastanza HP adesso? Perché non mi sono tolto equipaggiamento, forse era un po' pesante. Questo era Moncast, sì, infatti. Boh, dovrei sopravvivere. Dovrei sopravvivere. Però no, così è ingiusto. Ragazzi, qualcuno ha visto i miei HP? Qualcuno ha visto i miei HP per caso? Qualcuno ha visto i miei HP? Qualcuno... Io non li ho visti, per un attimo non c'erano. Io giuro che non li ho visti. Bella puttana. Il dito più veloce del West. Mannaggia. È tutto per prendere delle anime girandola. Mannaggia la puttana troia. Isia, tutto bene? Com'è? Il cardiopalma anche tu o te la stai passando bene? Nisia sta facendo dell'altro. Ormai è piuttosto palese. Non ci vuole dire che cosa sta facendo. Che gente. Gente che si vuole fare addirittura i cazzi suoi in generale. Presidente. Comunque ciao Chubby, vedo gente bella in chat. Allora, no, non avanzo di livello perché prima devo andare a prendere le animelle qui. BKS, yes, Lestus e di 0 HP.
Leggenda, sta diventando leggenda questa. White. Posso parare con questa all'interno della boss fight di Nito? Qualcuno può andare a chiedere sul Discord del team Intoccabili, del team Heatless. Se riescono a darmi una risposta veloce, magari. Con cosa? BKS. 4021. No, davvero? Perché? Perché no? Greatsword. Ma non è Greatsword. È Black Knight Sword questa. Black Knight Greatsword è quell'altra. Ah, però questa è una Greatsword, però, hai ragione. Bisogna guardare il Spada possente, esatto. Ok. Di nome, hai ragione. Verissimo. Hai ragione. Colpa mia. Chiedo umilmente scusa. Va bene. Ah, sì, ragazzi, l'anello della nebbia. No, Piercer, grazie della clip, tranquillo, io la vedo comunque. Spada ultra possente. Davvero, come si chiama l'altra? Essendo che dovrebbe essere una ultra greatsword, come l'hanno tradotta in italiano? Mark King della beatbox. È una cosa che faccio per rilassarmi. Un volante calabrese. No, è che ero interessato. Mi interessava parte della frase, per quello che ho letto. Quindi ragazzi, niente anello del sacrificio. Così non uccidiamo Patches, dai. Io ci sto. Assoluto nevermind. Ciao fan. Robin Schulz. Ma andato un po' a destra. Non giocare per un po' fa brutti scherzi. Lascia stare che il mio nickname è di 3 anni fa.
Ragazzi, Nisia si è addormentata. Ormai è sicuro 100-100. Ma è prestissimo, non è neanche le 11. Devo chiamare l'ambulanza? Momento Krankenwagen. Cattolica, cattolica. Punto esclamativo Nito e poi forse ci dovrebbe anche essere Nito 2. Metto Fortnite per memare. Anche perché non conosco altri giochi dove si possono fare emote dodge. To be honest. To be completely honest with you. Ok, non scrivono più le moto memoria. Cosa stai parlando, Eric? Why the people happy? La W era di troppo. La damage su Isaac già fatta dal signor maggiordomo. Almeno gente di cui abbiamo un record che l'abbia fatta, immagino. Ragazzi, ma di che colore sarà questa run? Viola, 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 viola. Colorata, colorata. Aspetta, 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 aspetta. 5. 25. 30. Ok. Ma però adesso ne ho in più, ragazzi. 23, 25, 50. Ne ho due in più. Perché? Io non lo so, non saprò mai perché non avevo 30 in quella run. Non lo saprò mai. È un mistero della fede. Che arma hai utilizzato per fare l'anello della nebbia? La lanterna del teschio. Ma c'è scritto. Forse. No, non è vero. L'unica cosa che non c'è scritto. Tecnicamente si trova nelle catacombe, nel senso che usi la lanterna del teschio e poi la scambi con Snuggly per avere l'anello della nebbia.
Dalvina ricevi l'anello del gatto, che serve solo al patto. Perché scendi? Perché scendo? Guido, perché scendo? Vabbè. Cambio routing. Andiamo a fare prima la BOC, ormai. Prima volta che lo faccio in tutta la mia vita. Cambio routing calcolato. Tutto voluto. Sì, vabbè, ma perché mi ha. Mi ha confuso Guido, è tutta colpa sua. A forza di parlarmi di. Ah, la BOC, la BOC. Scusate. Che palle, però, dopo gli archivi, to be honest. Ah, ok, perché mai. Perché mai preso l'anello d'Alvina? Non ho capito niente. Non l'ho preso l'anello d'Alvina. Questo è l'anello del ninja. Per quanto stacchi la live, affari miei. Il PC ha la GPU a 72 gradi? Bene ma non benissimo. Però dai. No dai, effettivamente sopra i 60 inizia ad essere un po' pesante. Poi vabbè, dipende che cosa ci stai facendo. Per quanto tempo. Marco, non azzardarti a prendere i tagli archivi. Ragazzi. Ah, se volete posso anche fare una cosa molto intelligente. Invece di fare il cazzone. O il falò qua. Possiamo andare agli archivi adesso. Apro la shortcut e vado agli archivi. Ingi merda. Prima però usiamo questa roba qua così non rischiamo di fare le boiate col simbolo scuro. Non lo so quando stacco. Se vinco la run, stacco tra un po'. Se no, no. Se no, stacco prima. Manisi non è neanche più. No, Manisia probabilmente si è addormentata. Ma ragazzi, davvero non ho un'anima. No. Fastidio sti livelli. Sono Orlando. Ha proprio abbandonato la vocale. Eh sì, l'avevo capito, sì. Cattolica della sua connessione? Non credo, perché gli arrivano i messaggi di WhatsApp, quindi probabilmente è solo morta un attimo. Morta dal sonno. Poi mi sembra strano. Nel dubbio mi dir, però con lei. Mi dir, ecco, esatto. Non commentiamo. Beh dai, uno sbaglio lo possono fare tutti. Ragazzi, non ho comprato le frecce. Oh, sta run, ragazzi, veramente. Sta run veramente sta diventando pesantuccio. Continuo a dimenticarmi roba. Come fa? Mi tocca tornare indietro. Prima però, elmo della zanna di cinghiale, molto importante. Sì che non potevo comprarle prima, in realtà.
Tra l'altro non me lo sono scritto nel routing, cioè questa è una pecca grossa da parte mia. C'è scritto tutto sotto Nightmare. Midir è peggio di Loercat, dai, è impossibile scrivere Midir. No, vabbè, per dir l'ultima parte era voluto, la E è venuta di conseguenza perché è un momento di disattenzione, dai, ci può stare. Come back soon, preferirei di no. QQ7 te, scusami. Sì. Che tristezza, voglio. Dai, ragazzi, torno a concentrarmi un attimino. Che questa sezione degli archivi... Cioè, non c'è modo di farla bene. Non esiste più modo di farla bene. Non so come facevo a farla bene. Non... Tutto troppo confuso ultimamente. Buongiorno. Aiuto? Una processione dei non morti. Il ritorno. Hai visto Kukli? Senza tipo, io sono super famoso. Dei gatti, sti cosi non li attiri con niente. Cosa vuol dire? I gatti li attiri con. I gatti li attiri con. Micio micio, e il gatto lo attiri. Ah, li attiri con niente era quello che intendevi. Probabilmente la doppia negazione non era voluta.
Cosa fai ai gatti, scusa? È più internazionale il ps, ps, ps. E i gatti faccio tipo così e vengo. Infatti mi chiamano sempre quando ci sono da fare tipo le inseminazioni, cioè nel senso quando bisogna raccogliere sperma da un gatto. Mi chiamano sempre perché faccio e vengono. Grazie, Rip. Auguro tante belle cose a te e alla tua famiglia. F per i family friendly. Ok, sta battuta potevi evitartela. Era perfetta. Questo è un po' così, non cuoto. Era magia. Ma poi perché gli RTSR? Ma. Bro, mi vedi? Bro, hello? Bro, mi vedi? Hello? L'ha fatto. Come fanno i gatti cinesi? Mao. Come fanno i gatti russi? Vai. Suka blè. Giusto? Suka blè trash B. Give me cherry bomb and gasoline. Grazie del ride, Chris. Grazie davvero tanto 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 del ride. Benvenuti tutti quanti. Com'è andata su Osu? Si è divertita? Mau mau. Ah, oh, siamo arrivati. Tanto lo so che c'era Chris. Oh, piccolo errorino, ragazzi. Piano. Stavo per fare una boiata. C'era Chris che voleva raidare qualcuno. E Roranz ha detto subito: ma c'è Mark in una run buona! Vero? È andata così. Smoke? Non lo so. Sì. È andata bene su Osu, dai. Ovviamente. Ragazzi miei. Ragazzi miei. Non ho preso la chiave nel baule. Cioè, siamo davvero a questo livello. Wow. Veramente wow. Sì, no, devo tornare un attimo a concentrarmi, però.
Questa run è un errore, sì, è un errore continuo, non so come fa ad andare avanti. Ma in realtà solo da dopo Nito, cioè da dopo Nito sono successe cose. Lei ti ha menzionato, lei ha detto che era in 6 mesi, ok. Quindi è parzialmente vero. Ragazzi, ma sono pure respawnati i nemici? No, dai, no. Assurdo. Assurdo, non voglio più farlo, sta. Delete. Sei ancora no hit, se. Sì, sono ancora no hit, ma continuo a fare errori stupidi. Cioè, no, errori noiosi in realtà, cioè non è niente di importante, ma. Sto rifacendo due volte sta parte perché mi sono scordato di prendere la chiave. Perché volevo fare il salto sulla leva, cioè. Veramente. Almeno hai posato il ricettacolo. Ah, yes, la lore. The big lore. Mi vedi? Pezzo di stronzo. Hello? Guarda, sono qua. Cioè, cosa devo fare di più per farmi vedere? Bro, mi vedi? Cioè, mi stai guardando, letteralmente. No, raga. È stupido. Ti è instupidito il serpente? Oh! Mi vedi? Ma la Madonna! No, non saltare. Non saltare. Ok. Loran senso Lord West. Sei John Cena. Sì, lo so, è la seconda. Eh no, però si è svegliato lui. È diventato intelligente. Cioè. Ok, ritiro tutto. È effettivamente diventato. No, non è vero. Simbolo oscuro. Non saltare. Non saltare. Petit Londo. Saluti, buon uomo. Grazie per il suo lavoro. Non è molto mai un lavoro onesto. Mina. Vi siete spaventati, eh? Ma già il cazzo. Io sì. Allora, erano due.
Per lui erano due e poi fermo e l'unica la terza, giusto? Due. Poi mi fermo. Però. Due. Poi il terzo. Potevamo chiedere a Nisia che cosa ne pensava della borra strati in movimento adesso. Peccato. Borra strat? Mannaggia la puttana, mannaggia. L'ho vista funzionare solo una volta e non l'ho fatta funzionare io, cioè. Disonore su di me. Fatta apposta per lo show, certo. Per chi mi hai preso, scusami. Cosa cazzo è successo? Quella freccia si è incagliata in una hitbox brutta della scala. Che silenzio però, cioè mi viene... Dobbiamo far dormire. Tutta lore. Ah, il signor Mitch. Signor Mitch. Buon uomo. Perché non... Non capisco. Allora, ok. È una buona run, signor Mitch. Benvenuti a tutti quanti, ragazzi. Apprezzo davvero tanto il raid. Come procede la run? Punto esclamativo, come va la run? Con questo silenzio ci sta bene un maestoso peto improvviso. Allora. Questo silenzio ci sta bene... Un po' di cozze. Un po' di cozze. Come si dice? Alla marinara col pomodoro si dice. Sì, tecnicamente sì, quelle col pomodoro dovrebbero essere alla marinara. Gratinate anche, sì. A buon punto vedo, yes, finito la run di Bloodborne, ho iniziato questa runnina un po' più tranquilla e semplice. Sempre no hit, però. Però un po' più tranquillina, un po' più facilotta. Oddio, Bloodborne l'ho finito in una settimana, quindi diciamo che dire che Bloodborne non sia proprio stato facile... Sarebbe un po' un controsenso, però. È stato più facile di altre cose, dirò così. Vabbè, quasi quasi mi tengo le bombe, non si sa mai. Ok. Stavo preoccupando per un possibile non one cycle e non
Non me lo sarei mai aspettato con la BKS, però. Però quasi, eh. Fa un po' cagare quest'arma in realtà. Ho preso delle anime, non lo so. Non me la sono vista, l'hai caricata su YouTube o ce l'hai nel video qua? Ce l'ho nel video qua. Tra un paio di mail, ma dai, non è vero? Sì, per il momento è solo su Twitch e sta nelle informazioni della stream. Sono tutte le noit concluse e ho aggiunto la sezione di Bloodborne. Vabbè, 30 stamina, vabbè. Ok. E continuo a mettere a stamina perché è l'unica cosa utile. Vai, Bed of Chaos, dobbiamo andare figlio del caos e si vola. Dai, Emich. In quanto l'abbiamo finito? Uno? Uno? Uno 15 e 51? 1.15 e 51. Quanto l'avevi finita la tua, Mitch? Hey. Mi manca solo Sekiro. Per i giochi From Software mi mancherebbe anche Demon Souls, per esempio, che preferirei fare rispetto a Sekiro. Farei finta di nulla? Beh, non è proprio giusto, Leo. Uno, due, tre, quattro, quattro, sei, quattro, sei, otto, burrone. Ti prego. Ok. Prendi. 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 Permesso, gli ho data di merda. Sekiro only shuriken no hit. Ok, deciso prossima run. Prendi per il culo, Wolfie. Ti prego, dimmi di sì. Poi tra l'altro non ti possono bastare i proiettili, immagino, per i boss, no? 9. Quote 50, è la quote 50, il 9. Sarebbe un po' impossibile, ok. C'è una rugola. Non l'ho capita, la c'è una rugola, non me la ricordo.
cavo è una runa? Non ho più quella idea. Credo di aver detto una cazzata. Automaticamente è diventata una storia. Grazie che ti sei girato da questa parte. Adoro quando succede. Ragazzi, rimaniamo così, che siamo 69. Vi denuncio se non siamo 69 spect fino alla fine. Qualcuno si dovrà sacrificare durante la run. Ecco, appena hai detto... niente. Ho rovinato tutto. Vattene Luigi. Se ci tieni alla causa, vattene. Andiamo da Gwyn. One punch. Che livello sono? 65, no, dai, no. No, non farmi questo, Dark Souls. Please, no. Oh no, Dark Souls, sono i 65, no? Chris Kasig. Benvenuto nella giornata, grazie mille, sono gentilissimo. Ricordi quando mangiavo sardine per cena? Scusami. Vediamo Pisellone, che bell'uomo che è. Allora ragazzi, volete sapere da quant'è che non faccio Perry a Gwyn? Così, giusto per mettervi un pochino in ansia. Volete sapere? Questo fa massa. Io 31 anni che non lo perri. Ho 31 anni. Scusami, tu fai Gwyn senza perriarlo. Quanto muscoloso, però. Mamma mia. Fortissimo. Guido, ma... io ho dovuto imparare altre cose nel frattempo. Tu dirai scuola, Elo, e io ti darei anche ragione. Però intendo, cioè, dal punto di vista del gaming, per quello che riguarda Bloodborne, ho dovuto imparare altra roba, quindi. Puntuali al... Shalala.
Basta che non ci perdiamo. Rotta per casa di Dio. What? Ha fatto un affondo. Non si era molto indeciso questo cavaliere, by the way. La gonna corta, no. Sei in un brutto posto, Gwyn. Cos'è successo? Ho rollato indietro, ho rollato avanti. BKS no intro! Yes, boys. Tecnicamente prima al mondo, se non erro. Se contassero il cheat engine per il drop, nice, nel caso non droppasse il cavaliere. Let Carth and Frank serve your highness. Grazie dell'host. Grazie davvero. Staran dovrebbe contare nelle 8. Ok, Markish. Ora cosa fai? Devo farne un'altra, Nox. Ce l'ho già in mente un'altra. Aru, benvenuto nella regione, grazie mille del follow, gentilissimo. Allora, ragazzi, io ringrazio tutti quanti, come al solito. Ringrazio ovviamente anche Nisia, che mi ha fatto compagnia in questi giorni, che mi sta cercando di levare un pochino di stress dalla testa. E che ci ha fatto compagnia anche in vocale per stasera. Sono super contento, grazie davvero a tutti i mod e la gente che mi aiuta durante le stream, siete fantastici. E... Cosa metto? Metto... Dai, va bene. E ora. Grazie, ragazzi. Vi adoro. Siete fantastici. Andiamo a vedere. Allora, in game time 2:10:35. Non c'è latte senza biscotto. It's pretty good. Non c'è pretty sopra good. Senza scritto. Non c'è pisolo senza dotto. Non c'è 12 senza 38. Non c'è osso buco. 2:10 e 38. Non c'è cerchio senza Giotto. Non c'è Gianni senza Pinotto. Non c'è 12 senza 38. Non c'è mare senza Canotto. Non c'è biglietto senza Ridotto. Non bello, c'è stecca senza filotto. Non c'è 12 senza tanto. Ragazzi, se volete i ringraziamenti, ovviamente questa run andrà su YouTube, quindi se volete salutare YouTube adesso ve lo faccio salutare. Cosa come fare però? Ok, c'è la chat un po' più grande. E niente, è stato divertente, piuttosto facile in realtà, ma divertente. Sono super contento, grazie tanto di tutti i raid che mi sono stati fatti in questa stream. E grazie anche a Mitch che è passato, enorme dio delle no hit, quindi grazie davvero tantissimo.
E grazie ovviamente ragazzi a tutta la community degli Intoccabili che mi sostiene e sostiene tutti noi che facciamo questo tipo di sfide, quindi siete tutti incredibili. Twitch maggiore di YouTube, ma questo è scontato, perché ricordiamo che io devo essere family friendly, giusto? Però andrò, perché l'abbiamo detto per tutto sto stream, però io andrò fuori dallo schema in questo momento per insultare tutte le singole famiglie. Prima di andare a letto io mi metterò in posizione come per pregare, no? Però al contrario, sarò la testa in giù in modo da pregare Satana, così funziona, no? E manderò maledizioni a tutte le persone e tutte le famiglie delle persone che guardano questa run su YouTube. Dovete passare da Twitch, cioè voi non avete capito, è su Twitch che succedono queste run, ok? Qui succede la magia, su YouTube è tutto, fa schifo, fa tutto schifo. Dai chat, su, insultate un po' YouTube, dai per favore, qualcuno che ha un insulto originale per le persone di YouTube, forza, tutti quanti, voglio vedere un insulto su YouTube, dai, YouTube sei un noiosetto, come noiosetto, YouTube puzzi, sucate, va bene, comprate YouTube Pre, questo va cancellato, eliminato subito, cattivoni, perfetto. Vi adoro, siete fantastici. Ci vediamo domani. Ciao. Non è vero, domani è il mio giorno libero. Il mio giorno libero domani, non ci vediamo. Quindi siate felici, ci vediamo martedì. Ciao cani. Non c'è latte senza biscotto. Non c'è sopra senza sotto. Non c'è pisolo senza dotto. Non c'è 12 senza 88. Non c'è osso buco senza risotto, non c'è cerchio senza giotto, non c'è Gianni senza Pinotto, non c'è 12 senza 88.